E chi poteva essere se non Jonathan Tonon in testa per quanto riguarda la prima delle due manche di qualifiche della KZ, quindi KZ1 e KZ2 riunite, ad essere in testa appunto Jonathan Tonon, numero 103 con 59,3, uno strabiliante 59 secondi e 3 decimi per lui dopo 6 giri di qualifica. Ormai è scaduto il tempo per quanto riguarda queste qualifiche, secondo Jorrit Pex con 59,6, quindi ben 3 decimi e rotti di distacco. Vediamo qui sotto Anthony Abbas che sta spingendo il proprio Sodi motorizzato TM, preparato ovviamente da Texav. Abbas che perde quindi tutta la parte finale delle qualifiche ed è ottavo al momento, parte finale di qualifiche che come vedete sono contraddistinte da un bellissimo sole che ha fatto chiaramente abbassare i tempi dei piloti in pista. Abbas ha perso questa parte fruttuosa delle qualifiche, quindi adesso si trova in ottava posizione appunto. Secondo, dicevamo, Jorrit Pex, CRG, TM, poi Antonio Piccioni, Formula K, TM, il suo motore è cambiato rispetto alle gare, alle prime gare di questo campionato 2010, di questa Euro Series 2010, di conseguenza è cambiato anche un po' il rendimento in pista del pilota della Formula K. Lo vediamo in terza posizione con un 59,7, poi sopra il muro del minuto secco abbiamo Fuchs, Midra, Dalmau Caballero, Gazzurelli e Toninelli, che adesso passa Gazzurelli appunto e si mette in settima posizione, poi ottavo Gazzurelli, nono Abbas, decimo Georgiev.